Ciao amici, con questo caldo abbiamo voglia di mangiare l'insalata fredda e quando andiamo a casa prepariamo il Caesar salad. I won't make a sound. I love the pain. It sets me free. It's wrong. I can't think right. I love the better below. You said myself that this is the last time. It's wrong. I can't think right. Slipping off in the moonlight when I knew it's true. Ciao amici, eccoci a casa. Ora iniziamo a preparare il Caesar salad. Gli ingredienti che servono sono 200 g di petto di pollo. Per cucinare questo petto di pollo servono uno specchio d'aglio, pepe nero macinato e paprika forte macinato. Poi servono i crostini, 50 g, un avocado, 5 pomodorini e i primi frutti dell'orto, un cappuccio lo stesso dell'orto, un pizzico di parmigiano formaggio, un cucchiaino di senape, le foglie di sedano, 50 g di maionese, 50 g di yogurt greco, un cucchiaio di aceto. Ora iniziamo a tagliare il petto di pollo per poi cucinarlo. Anche aglio bisogna tagliare a pezzettini. Siamo pronti per cucinarlo il pollo. Adesso passiamo al fornello. Facciamo arrostolare un poco aglio. Poi adesso mettiamo anche il petto di pollo. Ci
mettiamo un poco di paprika. Pepe. Mentre il petto di pollo si cucina, iniziamo a tagliare il cappuccio. Sempre a julienne. Ecco, il pollo è pronto e facciamo raffreddare, lasciamo far raffreddare. Spegniamo tutto e facciamo raffreddare. Scoperto, in modo che si raffredda. Dopo che abbiamo tagliato il cappuccio a julienne, l'abbiamo bene. Adesso che abbiamo lavato bene, dobbiamo centrifugare. Allora, mettiamo qui dentro. Adesso che già centrifugato, mettiamo nel recipiente. E questo è pronto. Adesso tagliamo i pomodori e l'avocado. Adesso prepariamo l'avocado. Mi auguro che sia buono. Adesso prepariamo la salsa. Yogurt greco. Grammi di maionese, di 50 grammi. Un cucchiaino di senape. Un po' di foglio di sedano.
un cucchiaio di aceto. E mischiarla bene. E mettiamo un pizzico di sale. Adesso completiamo. Mettiamo il pollo. E mischiamo bene. Mettiamo anche la salsa. Adesso grattugiamo il formaggio grana. Facciamo una girata. Ecco, il Caesar salad è pronta. Buon appetito. Adesso mettiamo, per prima di servire bisogna anche mettere la salsa sopra. Un formaggio di grana sopra. Proviamo il Caesar salad com'è. Buonissimo.